forze degli allenamenti, anche se pochi allenamenti a ranghi completi. Quanto sono i ranghi completi di questa guerra? Sì, sì, abbiamo ormai inserito, come sappiamo, da 5-6 giorni Johnson, che è il nuovo americano, quindi è già una faccia in più. Di malati non ce ne sono, al di là che Musso ha un piccolo problema alla coscia, ieri ha fatto mezzo allenamento, ma speriamo che oggi possa farlo intero. Quindi ci siamo allenati con 8 effettivi, con un paio di ragazzi che vengono a darci una mano in allenamento, anche se sembra una battuta ma non lo è, ieri siamo riusciti a fare un 5 contro 5 decente, che non è poco nella nostra situazione. L'inserimento di Johnson come prosegue, Sandro? Abbastanza bene, sta cominciando a capire, diciamo, il nostro tipo di gioco e soprattutto le peculiarità dei compagni, sta trovando giorno per giorno un minimo di forma, perché non era assolutamente ad alti livelli, e ovviamente siamo consci, speriamo soprattutto, che già domenica possa darci ancora una mano, come già peraltro ha fatto a Varese, e inserirlo sempre, sempre meglio. Arriva Roma, che squadra è? Squadra con un roster di alto livello, con un roster molto lungo, hanno 10 giocatori, l'11esimo pensiamo che è Tonolli, che è vero che non è più giovanissimo, ma ha 20 anni di esperienza in Serie A e in quella squadra non gioca un minuto. Questo la dice lunga sulla qualità del roster romano. Una squadra molto grossa, molto fisica, che gioca un basket molto fisico, dobbiamo stare attenti appunto a non farsi schiacciare da questo punto di vista. Una Virtus che gioca meglio in trasferta che in casa, la cosa ti preoccupa ulteriormente? Beh sì, sicuramente è una preoccupazione, io ho visto un po' di partite di loro, non sono riuscito a capire quale meccanismo a volte li inceppa in casa, però per la verità poi l'ultima partita in casa con Milano hanno fatto la rovescia, hanno fatto una prima parte di partita abbastanza in sordina e poi hanno avuto uno sprint finale dove hanno battuto, credo anche meritatamente, Milano, quindi direi che purtroppo per noi sono in un periodo molto positivo, nonostante qualche battuta d'arresto di qualche tempo fa. Le prime impressioni su questa stagione, Sandro, in vetta e in coda? Ma io credo che la classifica si stia pian piano delineando per quali sono i valori del campionato. È vero che le squadre migliori sono tutte nella parte alta, le squadre che devono giocarsi la salvezza, fra cui noi, sono nella parte bassa. Fortunatamente si sta confermando un pronostico che avevo fatto io all'inizio del campionato, ma che hanno fatto quasi tutti gli addetti ai lavori, cioè che la classifica sarebbe rimasta molto corta per tutta la stagione. E noi non siamo preoccupati per la classifica perché, ripeto, le squadre, 7-8 squadre, siamo tutte lì. Abbiamo bisogno, soprattutto per il morale, prima ancora per la classifica, di fare 2 punti. A nome del consorzio, a nome come socio del consorzio Pesaro Basket, faccio un bocca al lupo caloroso per la partita di domenica, dove almeno per quanto ci riguarda noi assisteremo numerosi, quindi bocca al lupo.